I miracoli di Carlo sono cominciati da subito dopo la sua morte. Da anni ci sono centinaia di testimonianze che attestano piccole e grandi grazie ricevute pregando davanti alla sua immagine con grande fede. Carlo ci ascolta se lo chiamiamo. Carlo ci consola se chiediamo. Carlo aiuta tutti e aiuterà anche noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Beato Carlo Cutis, invoco il tuo nome. Intercedi presso il trono di Dio per un miracolo che mi sta tanto a cuore in questo momento. Chiede a Carlo il miracolo che desideri accada nella tua vita per sua intercessione. Mi trovo davanti ad una situazione che mi preoccupa molto. Non so cosa fare. Ho bisogno del tuo aiuto. Vengo davanti a te con speranza di realizzare presto questo miracolo, perché so che sei già unito al Padre. Perché sei stato un giovane compassionevole, caritatevole, e hai amato Gesù e Maria Vergine come pochi sanno amare. Hai aiutato e consolato molte persone già in vita e, ora che sei nella gioia e beatitudine del Paradiso, sei accanto al Signore. Mi presento davanti alla tua santità nella mia piccolissima veste umile, sapendo che non sono degno di farlo, ma prego la tua intercessione, la tua compassione e il tuo spirito di servizio affinché tu mi aiuti e intercedi per me. Ti prego, intervieni prontamente per il miracolo che ti chiedo, che desidero che mi sia concesso mediante questa supplica. Ricorda nel tuo cuore quello che desideri. Meraviglioso e onorevole servitore del Padre, beato Carlo, abbi pietà del mio bisogno. Aiuta in fretta me, che sono un'umile anima bisognosa della tua carità. Con la tua bontà, con la tua intercessione, aiutami ad ottenere dall'alto dei cieli il miracolo che ti chiedo. Prega, o glorioso Carlo, che attraverso questo miracolo io faccia la volontà di Dio. Fai che io benedica il suo santo nome e possa risolvere questo bisogno che mi addolora tanto. Prega per noi, Santissima Anima del Signore. Dio Padre Onnipotente, ti ringrazio per avermi donato la gioia di conoscere la vita e la testimonianza del beato Carlo Acutis, che dedicò la sua vita all'Eucarestia. Con questa preghiera vi prego di benedire me e le persone intorno a me con grande salute e gioia di vivere. Ti prego di ascoltarmi, glorioso Carlo, intercedi per me presso Dio affinché guarisca le mie ferite. Voglio cominciare una nuova vita e so che con il tuo aiuto avrò il coraggio di farlo. Con questa preghiera, Carlo,
ti chiedo di aiutare tutte le persone che soffrono, di guarirle se possibile o di alleviare le loro sofferenze. Oh Dio, ti ringrazio per averci dato Carlo, modello di vita per i giovani e messaggero di amore per tutti. Lui si è innamorato del tuo figlio Gesù, facendo dell'Eucaristia la sua autostrada per il cielo. Tu gli hai dato Maria come madre, amatissima. Pregando il rosario, ogni giorno dimostrava tutta la sua tenerezza. Accogli la sua preghiera per noi. Guarda soprattutto ai poveri che egli ha amato ed aiutato. Anche a me concedi, per sua intercessione, la grazia di cui ho bisogno. Ricorda nel tuo cuore la grazia che cerchi con tanto ardore. Puni Carlo tra i santi della tua Chiesa, oh Dio, e rendi piena la nostra gioia. Il suo sorriso risplenda ancora per noi a gloria del tuo nome. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Grazie per aver pregato con me, carissime anime. Condividete questo video con tutte le persone che pensiate possano trarne sollievo e che ne abbiano bisogno. Carlo ci ascolta tutti. Grazie.